mi dicono si vede meglio. Allora, che cos'è il TFR? Allora, il TFR è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita normalmente alla fine del rapporto di lavoro. TFR consiste nell'accantonamento di quote mensili della retribuzione utile TFR. Divisa per sostanzialmente 13,5. I soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto sono esclusivamente i dipendenti, quindi i soggetti che hanno rapporti di lavoro subordinato. Che cos'è invece la previdenza complementare? La previdenza complementare rappresenta il secondo pilastro nel sistema pensionistico italiano a integrazione di quello obbligatorio che è gestito dall'INPS. La previdenza complementare è alimentata dal risparmio previdenziale dei lavoratori, i quali alla fine della vita lavorativa possono beneficiare di una pensione integrativa. Questi risparmi vengono raccolti attraverso delle forme pensionistiche complementari. Queste forme pensionistiche complementari sono di diversi tipi. Parliamo normalmente di fondi chiusi di origine negoziale, cioè di quei fondi che sono istituiti attraverso la contrattazione nazionale o a livello aziendale. Di fondi negoziali aperti, cioè quelli istituiti attraverso le banche, le assicurazioni o le società di intermediazione immobiliare, o anche di piani pensionistici individuali, ossia contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. La scelta del conferimento del TFR è obbligatoria da parte del lavoratore entro 6 mesi dalla data di assunzione. Il conferimento del TFR si sostanzia in 3 scelte: quella da parte del lavoratore di lasciare il TFR presso la propria azienda, quindi dovrà essere accantonato dal proprio datore di lavoro. Una precisazione per in caso di scelta di destinazione del TFR presso il proprio datore di lavoro, se l'azienda ha più di 50 addetti, vuol dire destinare il TFR al fondo tesoreria INPS. L'altra opportunità è conferire il TFR al fondo complementare istituito dal contratto nazionale adottato dall'azienda, o scegliere un fondo di finanziamento aperto, quindi un fondo di libera scelta del dipendente. Le modalità in cui il lavoratore può esprimere questa scelta sono una modalità esplicita, quindi attraverso la compilazione di un apposito modulo. O se non si esprime nei 6 mesi, la modalità è cosiddetta tacita, ossia si ha un silenzio assenso. Mi soffermo un attimo sull'importanza della scelta da parte del dipendente sulla destinazione del TFR, in quanto la scelta della destinazione del TFR accantonata presso l'azienda è una scelta reversibile, in quanto il dipendente in un certo momento o più avanti nel corso della vita lavorativa può decidere di destinare il TFR a una forma diversa cioè di conferire il TFR anche a una forma di previdenza complementare. Se però il dipendente non dice nulla e quindi si ha una modalità tacita, il conferimento presso il fondo di previdenza previsto dalla contrattazione collettiva non è reversibile. Quindi vuol dire che il dipendente non potrà scegliere liberamente di cambiare forma complementare. Poi vedremo che magari ci sono, cioè bisogna anche verificare fondo
fondo, perché attualmente danno anche la possibilità di passare da un fondo complementare all'altro attraverso una forma di riscatto, però la questione è da affrontare in maniera seria in termini di che cosa si vuole fare, insomma. Finanziamento alla forma di previdenza complementare prevede anche, oltre alla possibilità di girare il proprio TFR, di contribuire attraverso dei contributi volontari, sia da parte del datore di lavoro che del datore di lavoro. Questi contributi sono normalmente calcolati in percentuale sulla retribuzione che viene assunta per il calcolo del TFR, e questa percentuale è normalmente dettata dagli accordi collettivi piuttosto che aziendali. Una precisazione rispetto al versamento di questi contributi ai fondi di previdenza. I contributi che il lavoratore decide di versare alla previdenza complementare, nonché quelli che il datore di lavoro versa al fondo di previdenza complementare, non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente nel limite annuo di 5.164,57 euro. Poi questo aspetto verrà maggiormente preso in considerazione nella trattazione del dottor Girelli. Ritorniamo a quello che è l'argomento cardine dell'incontro di oggi, e cioè l'impatto che ha l'inflazione sul TFR. Abbiamo detto che c'è un momento di differimento tra la maturazione del TFR e il momento dell'effettiva percezione del TFR. Questo differimento fa sì che ci sia un obbligo in capo a colui che detiene il TFR in quel momento di riconoscere un importo aggiuntivo a titolo di rivalutazione. Che cosa viene rivalutato? Viene rivalutata la quota di TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, e questa quota viene rivalutata attraverso l'applicazione di un tasso che è composto da una parte fissa, l'1,50%, e una quota variabile che è data dal 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo al 31 di dicembre di ogni anno. È questa parte di quota variabile che quindi ha impatto ed influisce su quello che è il costo aziendale e quindi sulla rivalutazione del TFR. Costo che viene sostenuto dall'azienda se il TFR è conferito dal dipendente all'azienda stessa. Ricordiamo che se è conferito all'azienda, ma si tratta di società con più di 50 dipendenti, viene trasferito al fondo di tesoreria INPS, per cui il costo rimane in capo all'istituto, ma anticipato attraverso sostanzialmente il finanziamento da parte dell'azienda. Possibilità per cui il costo della rivalutazione non rimanga in capo alla società è la scelta da parte del dipendente di girare il fondo TFR al fondo di previdenza complementare. In questo caso sarà il fondo stesso che gestirà il patrimonio, quindi si avrà un rendimento sostanzialmente finanziario. Quindi da considerare, da fare una valutazione sostanzialmente in capo alla società rispetto a questi costi che bisogna sostenere e che sono legati appunto alla rivalutazione del TFR. Ora, io avrei sostanzialmente finito, nel senso che ho appunto fatta la panoramica generale
del TFR, della previdenza complementare. Per l'approfondimento lascerei la parola appunto al dottor Girelli e lui ci dirà quali sono i vantaggi di una corretta gestione del TFR. Grazie, grazie a dottoressa Fasolino per l'introduzione e a voi per essere qui. Se riusciamo a togliere queste slide e mettere magari le mie. Io, come già detto, mi chiamo Fabio Girelli, sono private banker per Allianz Bank e opero tendenzialmente nell'area del Piemonte, ma non soltanto. Il mio ruolo è quello di aiutare i clienti, persone fisiche, ma anche aziende, a gestire al meglio le proprie finanze, non soltanto attraverso gli investimenti, ma in generale nella pianificazione della propria vita patrimoniale. Ora, per un'azienda, la vita patrimoniale si compone effettivamente anche della quota di TFR che deve essere destinata ai dipendenti. Quota di TFR che negli anni è stata presa poco in considerazione, mentre guarda caso oggi ne parliamo. Perché ne parliamo? Perché è accaduto qualcosa l'anno scorso, qualcosa che non vedevamo da oltre 20 anni. E che fa tornare d'attualità un tema che invece deve essere sempre considerato in maniera importante, ovvero l'inflazione. Noi ci siamo scordati dell'esistenza dell'inflazione perché dopo la grande crisi finanziaria del 2008, le manovre delle banche centrali hanno fatto sì che l'inflazione venisse praticamente schiacciata, a zero, non si riusciva a far rialzare, poi come sempre accade, non mi ricordo più quale economista diceva che l'inflazione è come il dentifricio, che se schiacci, schiacci, prima o poi esce dal tubetto, rimettercela dentro è un po' più problematico. Quindi l'inflazione a un certo punto parte e quando parte, parte forte. L'abbiamo visto nel corso dei 12 mesi passati, addirittura ci siamo trovati in un'inflazione a doppia cifra. Questo ha avuto tante ricadute per la nostra vita quotidiana, dalle bollette al costo dell'energia e via dicendo, e soprattutto per l'argomento di cui si parla oggi, cioè la rivalutazione del TFR, che come già detto la dottoressa Pasolino, va aumentato nell'1,5 di base più il 75% dell'inflazione appunto. Ed è un costo importante, vedete qua c'è nella slide un esempio di come un'azienda si trova ad avere dei costi non previsti, anche se in teoria andavano previsti, immediati dall'oggi al domani e difficilmente magari riesce a risolvere la questione. Un altro accenno sull'inflazione, perché sennò questa cosa rischia di spaventare, dice, oddio, io per i prossimi anni avrò sempre il 10% in più di TFR, perché il 10% in più ci sarà di inflazione, appunto per gli anni a venire. Non è esattamente così, se questo già può in qualche modo tranquillizzare, perché l'inflazione è banale da dire, ma a volte le banalità è meglio esplicitarle. L'inflazione viaggia anno su anno, quindi se dall'anno scorso a oggi un'inflazione del 10%, cioè una crescita dei prezzi del 10%, è appunto da ora all'anno scorso. Non è pensabile che da ora al prossimo anno l'inflazione sia nuovamente al 10%, vorrebbe dire che la crescita dei prezzi biennale è del 20%. Questo avrebbe un impatto sull'economia europea non sostenibile. Tant'è che la Banca Centrale Europea sta alzando i tassi di interesse, il rialzo dei tassi ha proprio l'obiettivo della riduzione dell'inflazione e già stiamo vedendo i primi effetti di queste manovre di politica monetaria, ancora di più le stiamo vedendo in America, dove sono più avanti con i rialzi, dove l'inflazione viaggia intorno al 5 al momento. Vedrete, l'anno prossimo sarà più bassa, non si tornerà a zero e quindi comunque ci si deve difendere per l'aumento della quota di TFR, però non sarà a questi livelli, grazie al cielo. Ciononostante, appunto, ci si deve difendere. Come andiamo avanti? Sì? Ok. Se avete domande, fatele pure, poi le leggiamo alla fine e le Esatto. commentiamo, anche se normalmente le domande che nascono su questo argomento partono spesso più dai dipendenti perché hanno tanti dubbi. Perché? Perché in realtà la destinazione del TFR a un fondo pensione è un'ottima soluzione tanto per le aziende quanto per i dipendenti. Okay? O comunque non tenerlo in azienda. Però se per l'azienda è molto più facile vedere i benefici, sono qua un po' rappresentati, poi li vediamo nel dettaglio.
Per il dipendente invece ci sono delle questioni irrisolte, dei dubbi. Il primo, principale, è sì, vabbè, però se lo lascio in azienda, quando vado via me lo posso riprendere, se lo metto nel fondo pensione lo devo lasciare lì. Beh, questo non è vero e poi lo vedremo. Quindi, se avete domande, ecco, fatele pure. Dunque, se affronto come azienda, ma anche come dipendente, la questione del TFR, e l'affronto oggi perché l'inflazione me la fa diventare attuale e impellente, posso avere ottimi vantaggi. Li potevo avere anche prima, solo che era meno percepibile. Il vantaggio che è chiaro e lampante, lo vediamo scritto, l'azienda non deve più rivalutare il TFR. Un risparmio al momento del 10% circa sul TFR maturando, che è tantissimo. Ma non soltanto. Se guardate il primo riquadro a sinistra, in alto, vedete che oltre al vantaggio di non dover più rivalutare il mio TFR anno su anno con l'inflazione, ho anche un vantaggio fiscale, non entro in dettaglio, poi se volete in un secondo momento possiamo approfondire, l'azienda ha un vantaggio fiscale del 6% circa nel caso di aziende fino a 49 dipendenti e del 4% circa per le aziende con più di 49 dipendenti. Mettete insieme la mancata rivalutazione del TFR sull'inflazione più questo vantaggio fiscale, beh, la cifra comincia a diventare interessante. Ecco perché dicevo che per le aziende è facile decidere, no? Perché ci sono solo vantaggi e non ci sono svantaggi. Oddio, uno svantaggio c'è, e questo dipende un po' dal tessuto economico italiano, che è composto per larga parte, ormai sta un po' cambiando, però diciamo per larga parte da piccole e medie imprese, che spesso mettono a bilancio il TFR per poterlo dedurre dal reddito di impresa e poi però lo usano perché la liquidità a volte serve. Chiaramente questo è un approccio di gestione del patrimonio, lo dico da consulente, non esattamente sano. Se fatto nel modo corretto posso avere comunque dei vantaggi e avere anche la liquidità, però è un discorso questo di nuovo eventualmente da approfondire in secondo momento. Andiamo avanti. Beh, qua c'è l'esempio del guadagno che si può fare per l'azienda con una cifra di 600.000 euro di montante retributivo per il TFR complessivo, e vedete lì in rosso quanto si può guadagnare, ma sono calcoli e l'elefante nella stanza resta sempre lo stesso: l'inflazione e la rivalutazione del TFR. Inoltre, e qua invece è per il dipendente, parentesi, se poi avete piacere che questi stessi discorsi li si faccia ai vostri dipendenti per dargli informazioni, siamo assolutamente disponibili, certo. Potete contattare Studio Marino e insomma poi si organizza. Però, come vedete, anche per il dipendente qua c'è un guadagno, perché se io lascio il TFR in azienda, quando lo vado a riscattare ci pago il 23% di tasse. Se lo metto nel fondo pensione, al momento del riscatto ci pago soltanto tra il 15 e il 9, dipende da quanto tempo ho il mio fondo pensione aperto. Più il tempo è complicata la legge che c'è sotto, evito di dirla, come tutte le leggi italiane, in particolare sulla previdenza, è troppo complicata da dire, è meglio leggerla così. Comunque ho un risparmio fiscale. Risparmio fiscale che nel corso degli anni dei versamenti per il dipendente è tanto, e forse dopo si può vedere. Sì, qua c'è un esempio, appunto, ecco, qua vedete TFR in azienda, stessa cifra, TFR nel fondo pensione con un'aliquota media, per il dipendente sempre, un'aliquota media del 12 tra il 9 e il 15, cioè il montante è lo stesso, il recuperato è ben più alto nel caso del TFR in un fondo pensione per il dipendente. Andiamo avanti di uno solo. Qua c'è un esempio, questo è sempre per i dipendenti, perché ripeto, la questione per le aziende è davvero semplice. C'è un grande risparmio di natura fiscale e di natura inflattiva, diciamo così. Bisogna invece coinvolgere il dipendente e trasferire queste informazioni al dipendente, perché come diceva la dottoressa Fasolino prima, se entro i 6 mesi io dipendente non prendo una decisione, dopo non la posso più cambiare. È importante dire al dipendente: guarda che prendi una decisione, poi la cambi magari dopo, almeno è la possibilità, però prendila. E questo va a vantaggio, a beneficio di tutta la famiglia aziendale, no? Però per prendere una decisione tutti noi abbiamo bisogno di informazioni. Ecco,
Queste sono le informazioni che vanno date al dipendente. Qua ho preso un esempio negativo, cioè ho preso i 15 anni di una linea, di un fondo pensione, linea bilanciata, l'anno scorso, nel 2022, lo saprete bene, le borse non sono andate un granché, i portafogli finanziari neanche, in particolare sono state colpite le obbligazioni, cosa mai vista prima. Ho preso una linea bilanciata che è composta in larga parte da obbligazioni. Negli ultimi 15 anni, anche se la linea è andata male, il beneficio fiscale fa sì che il dipendente che ha messo i soldi nel fondo pensione, rispetto a tenerli in azienda, grazie al beneficio fiscale, ci guadagni, come vedete lì in basso a destra, delta cliente, 2.000 euro. Sono pochi, sono tanti, o comunque 2.000 euro in più. Anche se il fondo è andato male, però se da un lato faccio un esempio negativo, ne faccio anche uno in positivo. Se invece avessi utilizzato una linea azionaria sul fondo pensione dal 2007 a oggi, il delta cliente sarebbe di 21.000 euro. Quindi è decisamente più conveniente anche per lui, per il dipendente o per lei, per la dipendente, mettere i soldi nel fondo pensione. In questo modo, inoltre, può piacere o meno questa considerazione, ma c'è anche un aspetto sociale importante. Noi siamo in Italia. L'INPS non riesce più a reggere il peso delle persone che stanno andando in pensione. Già oggi nella pubblica amministrazione per un dipendente c'è un pensionato. È chiaro che le tasse del dipendente non possono sostenere tutti i pensionati. Questo arriverà anche poi nel settore privato. È fondamentale per l'Italia dare un sostegno e quindi creare un nuovo pilastro per la previdenza, perché altrimenti lo Stato non ce la farà. Ed è anche per questo che lo Stato dice: se tu fai dei versamenti aggiuntivi nel fondo pensione, contributi volontari, quindi togli a me Stato la responsabilità di darti soldi poi quando non lavorerai più, beh, se fai questi versamenti ti do un ulteriore vantaggio fiscale, che forse è dopo, ma non mi ricordo. No? Ok, vabbè. Qua ci sono invece nel caso in cui si voglia prendere prima il TFR, si può fare per varie ragioni, per acquisto o ristrutturazione prima casa, per spese mediche, per qualunque motivazione fino a un limite del 30%, la tassazione è diversa. Faccio qua l'appunto che dicevo prima. Se io, dipendente, faccio mettere i soldi nel TFR e un giorno decido che il mio rapporto con l'azienda finisce, io lo decide l'azienda, comunque si interrompe, cosa succede al TFR messo nel fondo pensione? Perché se in azienda me lo prendo. Se nel fondo pensione? Beh, se nel fondo pensione me lo prendo. C'è questa possibilità. Il contratto che si stipula si chiama accordo plurisoggettivo, è più complicato il nome del contratto. Banalmente, tra l'azienda e il dipendente si stipula questo vincolo in cui si dice che se me ne vado mi posso riprendere comunque i soldi. È un foglio in più rispetto alla documentazione. Però questo rassicura molto il dipendente. Il dipendente può essere anche rassicurato dal fatto che se metto i soldi in un fondo pensione, la responsabilità della mia pensione non è più in capo all'azienda, ma è in capo a un fondo pensione che è molto vincolato dalla legge. Il fondo pensione è forse lo strumento finanziario più tutelato dalla legge dei vari fondi di garanzia che ci sono a sostegno dello stesso. E quindi questo è un ulteriore vantaggio, soprattutto in un momento in cui, peraltro, di nuovo oggi si parla di crisi bancaria, quindi scegliere un fondo pensione solido dà certamente sicurezza sia dal punto di vista normativo sia dalle garanzie accessorie che ci sono correlate al fondo pensione. Ok, ecco questo, l'ho detto, possiamo andare avanti. Ecco, quello è il foglio. Vabbè, questo lo possiamo lasciare stare. Ok, ancora? Niente. No, pensavo ci fosse il discorso dei 5.000. Niente, saliamo. Forse aspetta, era scritto qui, se non ricordo male. Qua, questo dei 5.000. Ah, sì. Torno al fatto che, siccome lo Stato italiano sa bene che non riuscirà a provvedere alla previdenza per gli anni futuri, da anni ormai è possibile fare contributi volontari oltre al TFR per potersi incrementare la pensione. E lo Stato dice, se versi nel tuo fondo pensione, noi ti diamo la possibilità di dedurre il versato dal tuo reddito fino alla cifra di 5.164 euro erotti all'anno.
Questo fa sì che il dipendente, se vuole aggiungere, ma spesso poi quando capiscono questo meccanismo vogliono aggiungere, e il dipendente che abbia non so, un reddito di mensile netto di 2.000 euro al mese versa il massimo deducibile ogni anno in busta paga luglio si troverà 2.000 euro in più perché glieli si ridà come beneficio fiscale. Il TFR non si deduce, il versamento, il contributo volontario sì. Tutte queste informazioni concorrono a far sì che il dipendente prenda consapevolezza del perché è importante pensare alla propria pensione da soli e non più come magari facevano i nostri genitori, i nostri nonni, pensando, beh, ma tanto figurati la pensione arriva. Quindi, per riassumere, da un lato c'è il grandissimo vantaggio che le aziende hanno sulla non dovuta rivalutazione del TFR con l'inflazione che per i prossimi anni peserà comunque sui bilanci, oltre al beneficio fiscale tra il 4 e il 6% a seconda delle dimensioni dell'azienda, oltre ovviamente la non più cioè la deroga sulla responsabilità di dover sempre tenere da parte i soldi per poi darli al dipendente che magari dopo 20 anni va in pensione, la cifra da dare è importante, magari va a pesare anche in quel momento sul bilancio. Dall'altra parte ci sono tutti i vantaggi che ho appena detto per il dipendente, che sono principalmente di natura fiscale e relativa alla sicurezza del capitale versato, che poi insomma, è in un, come possiamo dire, una cassaforte mia, di cui dispongo io. Questo è quanto, se avete domande siamo a vostra disposizione. Sì, aggiungo solo rispetto a questo ragionamento che effettivamente abbiamo detto che il TFR viene poi, l'erogazione del TFR viene alla cessazione del rapporto di lavoro e spesso l'errore che alcune aziende fanno, ovviamente stiamo parlando di aziende di limitazioni dimensionali, non stiamo parlando di grandi aziende perché come abbiamo visto sopra i 50 addetti poi il TFR viene comunque girato al fondo di tesoreria INPS. Un'altra considerazione da fare per l'azienda sta nel fatto che al momento dell'erogazione del TFR, e cioè al momento della cessazione, è in quel momento che il dipendente matura il diritto all'erogazione del TFR stesso. Quindi questo vorrebbe dire per la società, dando il tempo tecnico per avere l'indice Istat della rivalutazione corretto, dover liquidare TFR magari accantonato da diversi anni a seconda dell'anzianità aziendale del dipendente, tutto in un'unica volta, e questo può essere ovviamente una problematica, una difficoltà. Ora, se ci sono delle domande. Allora. Allora, ci sono due domande che riguardano più o meno entrambe, se non sbaglio, il TFR maturato, cioè quello che è già stato versato e non il maturando quello da versare. In linea di massima, se io ho lasciato il mio TFR in azienda, il maturato lo posso già trasferire nel fondo pensione. Il dipendente decide di aprire il fondo pensione, chiede che venga versato anche il pregresso, si può fare. In linea di massima si può fare. Sì, questo tendenzialmente da appurare con il singolo fondo sostanzialmente scelto, certo. E quindi effettivamente la possibilità è quella di spostare anche il TFR pregresso, quindi già maturato nel corso degli anni, al fondo di previdenza complementare. Diciamo che, come dicevamo prima, la scelta se il TFR è in azienda e successivamente di optare per un fondo di previdenza complementare che sia chiuso o aperto, per il dipendente non c'è nessuna difficoltà. Rispetto alla domanda precedente invece che chiede il mio TFR in azienda di due dipendenti che hanno dato un tacito assenso, posso spostare il TFR accumulato in un fondo.
Ma allora, intanto se c'è stato un tacito assenso, tendenzialmente questo TFR dovrebbe essere finito al fondo di previdenza complementare prevista dalla contrattazione collettiva. Sto parlando tipo per l'industria al fondo Cometa, piuttosto che al fondo Fonte per sostanzialmente il commercio. Normalmente, fatta la scelta, mi dovrei anche, avendo un secondo rapporto di lavoro, portare dietro quello che è il fondo a cui sostanzialmente ho aderito. Anche qui dipende dai fondi, nel senso che alcuni danno la possibilità di riscatto della propria posizione e quindi di poter, nell'eventualità, aderire a un altro fondo di previdenza, per cui da capire di quale fondo stiamo parlando e andare a capire lo statuto che regola sostanzialmente questo fondo. Sì, un chiarimento. La normativa di riferimento, allora, se il TFR è in azienda, tendenzialmente lo si può spostare, Esatto. il pregresso. Non c'è l'obbligo, si può fare anche un po' per volta, non c'è obbligo. Se è già in un altro fondo pensione, per le cose che mi hanno dette prima, la normativa dice che se io sono in quel fondo pensione, che può essere appunto aperto, chiuso, negoziale, collettivo, qualunque, da almeno 2 anni, allora lo posso spostare. Non si tratta di un riscatto, questa è una cosa tecnica, perché se fosse un riscatto ci andrei a pagare le tasse. Si trasferisce da un fondo all'altro, non ci sono vincoli in tal senso. Però non riguarda tanto l'azienda, ecco questo, il trasferimento tra Certo. fondi. Anche perché ovviamente la scelta è sempre in capo al dipendente. Voglio dire, è vero che è stato un tacito assenso, ma il trasferimento dovrebbe sempre avvenire. Dovrebbe sempre avvenire da parte del dipendente. Ci si chiede l'aliquota media in caso di richiesta di anticipo TFR. Non è mio campo la fiscalità, ma non è media l'aliquota, dovrebbe essere un'imposta sostitutiva Sì, del 23. esattamente. Allora, l'imposta che viene pagata sul TFR è la cosiddetta tassazione separata, che è relativa a un reddito di riferimento. Normalmente per un reddito medio si aggira sul 23%. L'anticipo del TFR, di cosa stiamo, cioè allora, diciamo che durante la vita lavorativa il lavoratore dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro, così come abbiamo visto per il fondo di previdenza, l'anticipo del proprio TFR. Anche qui ci sono delle regole da rispettare. Stiamo parlando di almeno 8 anni di anzianità contributiva e l'anticipo può essere richiesto esclusivamente per dei motivi legati appunto alla casa, alla salute Sul o fondo pensione. sul fondo pensione, ma anche per quanto riguarda il TFR rimasto sostanzialmente in azienda. Può essere chiesto una sola volta tendenzialmente nella vita lavorativa del dipendente e non più del 70%, quindi qui anche abbiamo una differenza. Esatto. L'anticipazione che può essere richiesta dal dipendente è fino al 70% del TFR maturato a quel momento, mentre il fondo pensione dà comunque una possibilità. Da fino al 75%, e inoltre non è che si può richiedere una sola volta, si può richiedere quante volte si vuole, nel caso di casa, diciamo, e salute. Nel caso del 30% una tantum, lo posso richiedere di nuovo, ma sul nuovo versato, cioè ho versato 10.000, posso chiedere il 30%, su quei 10.000 non posso più chiedere nulla, verso altri 10.000 posso richiedere di nuovo il 30% senza motivazione. Ecco, io volevo fare Sì, ce l'ha. una correlazione tra questo, nel senso che Quanti? l'anticipo del TFR, come abbiamo detto, è legato a dei requisiti. Quindi, ma anche qui, se nel fondo complementare invece la possibilità di avere il 75% magari non è vincolante, per quanto riguarda il TFR lasciato presso il datore di lavoro, se questi requisiti non sono rispettati e il datore di lavoro non ha la disponibilità,
di erogare sostanzialmente questa somma può non riconoscere l'anticipo del TFR, quindi anche per in questa casistica lato dipendente può essere una difficoltà. Invece il fondo pensione, se viene richiesto un anticipo, deve pagarlo subito, nel giro di 2 settimane, insomma, arrivano. No, la domanda è stata implementata, dice, mi sono spiegata male, nel caso chiedesse al fondo un anticipo, quale aliquota mi si applica? Quella che facevamo vedere prima, che in parte sono qua. Allora, vabbè, qua è in caso di imprevisti, cioè perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, ovvero mi licenzio, accordo plurisoggettivo, e funziona esattamente come il TFR. Invalidità permanente, premorienza, in occupazione per un periodo superiore ai 48 mesi, 100% viene dato con questa aliquota, o un periodo di inoccupazione tra i 12 e i 48, eccetera, eccetera, ma lo leggete lì, queste di nuovo sono aliquote, quindi in questi casi è meglio, perché se io resto, la premorienza, ma se resto inoccupato, chiedo il TFR all'azienda di prima, 23, qua invece male che vada il 15, mentre invece nel caso di anticipi dovuti a casa o nessuna motivazione, il 23% sulla salute, la tassazione è questa tra il 15 e il 9, dipende dagli anni di adesione al fondo, lo scalare da 15 a 9, ok? Non è che c'è una media lì cambia a seconda di quanto tempo io sto dentro al fondo pensione. Il grande vantaggio fiscale c'è soprattutto quando vado in pensione, ok? È in quel caso che rispetto al 23 ho una tassazione più bassa, oppure marginalmente in questi altri 2 o 3 casi che abbiamo visto. Forse c'è un'altra domanda. Allora, se qua la domanda è: rispetto al foglio citato prima, ovvero l'accordo plurisoggettivo, per avere il TFR al termine del rapporto di lavoro, se il TFR è in un fondo collettivo, si può trovare online? No, perché se è in un fondo collettivo resta lì. L'accordo plurisoggettivo si fa in fase di sottoscrizione del fondo. Ecco, io volevo, adesso che stavamo parlando di tassazione, volevo anche ricordare una particolarità sul TFR, e cioè che il datore di lavoro tassa il TFR nel momento in cui lo eroga al proprio dipendente, facendo riferimento all'aliquota media sul reddito di riferimento del proprio dipendente. Questo però vuol dire che, e questo è proprio quello che prevede la norma, che questo TFR può essere rivisitato, quindi rivista la tassazione del TFR nei 5 anni successivi dall'Agenzia delle Entrate, per cui ci si è trovati spesso ad avere una contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché il reddito di riferimento magari che genera l'aliquota è differente, per cui il dipendente si ritrova a pagare poi una differenza sull'importo sostanzialmente della tassazione. Quindi anche qui il datore di lavoro chiaramente applicherà l'aliquota sul reddito che ha a disposizione e che conosce, ma anche qui con il trasferimento alla previdenza complementare la tassazione ha un margine di sicurezza che comunque non è poi rivisitata comunque dall'Agenzia delle Entrate nei 5 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, quindi anche questo è un aspetto da sostanzialmente da considerare. Non so poi, se ci sono... No, non sono arrivate altre domande. Allora, noi ora si è fatto giusto una panoramica su questo argomento, perché in realtà lo strumento previdenziale del fondo pensione e in generale la gestione TFR riserva tante altre piacevoli sorprese che ora, sì, non è vero, bisogna sapere, ma se usate nel modo corretto danno molti benefici, però in questa sede diventa complicato entrare in tutti questi argomenti, chiaramente non si finisce più, e poi insomma dietro uno schermo è anche poco facile comunicare, per cui eventualmente, come già si diceva all'inizio,
Io sono disponibile per fare approfondimenti magari in azienda e parlarne, ma penso che sì, in certo. linea di massima si possa. Se avete altre domande e vi vengono in mente nel frattempo, non so come funzioni poi la comunicazione, ma... Sì, sì, potete eventualmente inoltrarcele, avete qui ci sono i riferimenti, potete inoltrarle e vediamo di farvi avere le indicazioni di cui avete bisogno, insomma. Altre cose da dire rispetto alla previdenza complementare piuttosto che il TFR? Se avete altre domande, abbiamo ancora 5-10 minuti rispetto all'oretta che abbiamo detto che avremmo dedicato a questo argomento. Se volete, insomma, chiederci ancora qualcosa, siamo sostanzialmente disponibili. Ah, mi è arrivata una domanda forse. Ovviamente sì, manderete sì, ovviamente vi manderemo tutte le slide con i vari riferimenti, eventualmente se vi vengono successivamente in mente delle cose che ci potete chiedere, oppure come di consueto trovate il webinar sul sito dello Studio Marino a cui potete sostanzialmente fare riferimento. Ci dicono che siamo stati chiarissimi, questo Bene. Ci fa ovviamente piacere. Allora, è possibile avere un dettaglio sull'accordo plurisoggettivo quando si stipula? Si stipula in fase di sottoscrizione del fondo pensione. Allora, il dipendente che decida di destinare il TFR a un fondo pensione va dall'azienda, dal titolare, gli dice: io voglio che mandi i soldi lì. Contestualmente, intanto che mi apro il fondo e ti do l'IBAN per fare i versamenti lì, firmiamo anche l'accordo plurisoggettivo, che è un foglio che appunto c'è anche nelle slide, però va compilato nel modo giusto, se non compilatelo da soli per cortesia, perché non me ne prendo la responsabilità in ogni caso. Ma questo accordo che si chiama plurisoggettivo e sembra che vada firmato tra un sacco di persone, lo può firmare anche un solo dipendente con l'azienda. Plurisoggettivo per questo, perché il minimo sono due, un dipendente e l'azienda. Però va stipulato all'inizio, alla sottoscrizione del fondo. Anche se io ho già un fondo pensione aperto, per dire, attivo, non aperto, attivo, e decido di cambiare, mandare il mio TFR in un altro fondo, va bene? Apro un nuovo fondo, che sarà Allianz Banca, ad esempio, e stipulo anche l'accordo plurisoggettivo. Posso farlo anche in un secondo momento, ok? Però ci va un professionista per fare questa cosa. Ecco, questo dà un vantaggio, nel senso che ovviamente il fondo di previdenza, come dicevamo, è da vedere come una pensione al momento, una rendita al momento in cui effettivamente non ci sarà più vita lavorativa per il lavoratore. Questo accordo plurisoggettivo invece dà la possibilità di non dover aspettare necessariamente la pensione, ma a poter ritirare immediatamente il proprio TFR, così come se ce lo stesse dando il datore di lavoro. E dà la possibilità, non è un obbligo, perché se poi il dipendente che lascia l'azienda vuole lasciare i soldi nel fondo pensione e dire alla successiva azienda versami lì, può farlo. C'è da solo la possibilità, non un obbligo. Leggo tutto davvero chiaro, bisogna sensibilizzare i dipendenti, sì, assolutamente sì, e io credo anche, prendetelo come consiglio, che sia qualcosa da fare con una certa urgenza, perché l'inflazione sta qua. Anche perché lo so che sono in conflitto di interesse, dire va fatto con urgenza, però è così, perché non ci sono costi, ci sono benefici. Altrimenti, di contro, ci sono costi e non ci sono benefici. Quindi effettivamente prima si riesce a risolvere questo problema e maggiori vantaggi ci sono per tutti. Ma anche banalmente l'azienda che risparmia sui versamenti del TFR è un beneficio per il dipendente, perché è un'azienda con meno problematiche, cioè banalmente. Ogni anno si può decidere quanto versare al fondo il TFR? Sì, non ci sono vincoli. Sulla contribuzione volontaria di 5.164 euro rotti, non ci sono vincoli. Io posso versare un euro
una volta al mese, una volta ogni 3 mesi, una volta all'anno, posso versare un anno sì, un anno no, posso cambiare cifre, nessun vincolo. Mi soffermo solo un attimo, nel senso che qui volevo fare una puntualizzazione. Allora, rispetto alla domanda di prima, sì, effettivamente la sensibilizzazione è d'obbligo, soprattutto, come dicevamo, per le aziende che hanno un numero di dipendenti limitato, insomma, quindi per le aziende piccine sicuramente c'è questa convenienza, ovviamente anche dal lato del dipendente. Per quanto riguarda quanto versare, si può decidere quanto versare al fondo oltre al TFR. Io qui non so se ho ben capito la domanda, però mi viene da dire che ogni fondo, ne abbiamo ovviamente, ne gestiamo diversi, alcuni fondi hanno la possibilità di mettere a disposizione dei piani o delle percentuali di contribuzione che i propri dipendenti possono, che i dipendenti possono versare volontariamente al fondo, tipo una tabella 2%, 3%, 5%. Allora va fatta una distinzione. Esatto, allora, se parliamo di contributo volontario, esatto, aggiuntivo, esatto, non c'entra niente l'azienda. La quota deducibile di 5.164 euro l'anno la deduco io, me la verso io come dipendente o come persona fisica e non c'entra niente l'azienda. Faccio un bonifico, faccio un RID, ciao, e in 730 indicazione dei redditi la vado a dedurre. Okay. Poi c'è un'altra questione che non abbiamo toccato, che può essere una spinta anche per il dipendente. Nel momento in cui si fa l'accordo plurisoggettivo, azienda e dipendente possono dire: guarda, azienda, io dipendente verserò un 5% in più del TFR, lo decido io, lo verso in più, ok, trattienimelo, versamelo. Tu anche azienda, se vuoi, puoi aggiungere qualcosina, puoi aggiungere lo stesso 5%, puoi aggiungere un 2% e allora anche io do il 2 e così via. Esatto. Questa parte rientra però nel TFR, quindi non è comunque deducibile. Okay? Questa parte la versa sempre l'azienda, questo 2% in più, 3% in più, quello che si vuole, è sempre a carico dell'azienda il versamento proprio fisico e poi magari se l'azienda vuole aggiungere anche lei, a carico anche economico, questo 2, 3, 4, 5% in più. Però non c'entra nulla col contributo volontario. Sì, nel senso che, allora, queste due cose sono parallele, nel senso che abbiamo fondi di previdenza aperti che danno la possibilità appunto di versare oltre al TFR, come abbiamo visto nelle slide, dei contributi volontari aggiuntivi da parte del dipendente e da parte del datore di lavoro. Questo se ne ha evidenza in cedolino sostanzialmente, perché c'è proprio il passaggio della contribuzione da parte del lavoratore piuttosto che il contributo che viene gestito dall'azienda. Questi contributi normalmente, come dicevamo prima, la percentuale che posso versare viene indicata dal fondo stesso, quindi come diceva prima il dottor Girelli, se il dipendente decide di versare 2, l'azienda verserà il 2,50, piuttosto che se decido di versare il 3, l'azienda verserà anche lei il 3. Non c'è un obbligo. Non c'è, ovviamente, non c'è un obbligo, perché la contribuzione è sempre a livello volontario. Quello che viene, una volta fatta la scelta, versato obbligatoriamente al fondo di previdenza è solo il TFR. Questa parte è sostanzialmente aggiuntiva. Se si aggiunge questa parte, che sono puri contributi, rientriamo comunque nel discorso dei 5.164 euro e 75 che possono essere dedotti dal dipendente, e il dipendente deduce entro quel limite non solo la quota di contribuzione che decide lui di versare al fondo, ma anche la parte che l'azienda versa a pro del dipendente. Altro aspetto, come dice il dottore, è non chiederlo all'azienda, decidere che una volta all'anno
ho 1.000 euro che mi avanzano e a quel punto li destino al mio fondo complementare. Qui, se non ho capito male, forse posso decidere se mandarli tutti a TFR o se proprio considerarli come una contribuzione aggiuntiva. Se faccio una contribuzione aggiuntiva, li mando come contribuzione aggiuntiva, appunto, okay, perché così li deduco. Certo. Tra l'altro, vabbè, vi do ancora un dettaglio tra le mirabolanti avventure della Previdenza. C'era una slide che vogliamo no, vedere. No, è una okay, cosa che a volte dico, che secondo me però ha un impatto importante, anche perché la contribuzione volontaria la può fare chiunque, non solo il dipendente. Cioè io sono libero professionista, ho il mio fondo pensione e vado a dedurlo. Con il risparmio fiscale avrebbe anche senso, questa è una cosa che ha a che fare con l'educazione finanziaria, ma spesso lo si tralascia. Può avere molto senso che io risparmio 2.000 euro l'anno, quei 2.000 euro l'anno li uso per farmi, che ne so, una polizza sulla salute, una polizza sulla casa, una polizza per la mancata autosufficienza, cosa che dovrebbe darmi lo Stato, ma che non mi darà, e così davvero mi riesco a costruire con gli stessi soldi, perché alla fine tanto li avrei dati in tasse, un percorso finanziario sensato per la gestione della mia serenità futura. Insomma, funziona bene. Certo. Va bene, allora, se non vedo... forse mi sono dimenticata. Va bene, ok. Non mi sembra ci siano altre domande. Diciamo che abbiamo esaurito la nostra ora di disponibilità per il webinar, quindi io direi che vi possiamo ringraziare. E comunque ribadisco, per qualsiasi ulteriore domanda, vi manderemo comunque le slide, avrete i riferimenti, scriveteci, eventualmente ci mettiamo in contatto direttamente col dottor Girelli o comunque vi faremo avere le risposte ai quesiti. Vi ringraziamo e niente, buona giornata, arrivederci. Arrivederci.